Archiviato il 2-2 di Siena, il quarto pareggio nelle ultime 5 partite, in mezzo c'è la sconfitta di Carrara, la Pistoiese ha iniziato la preparazione alla gara interna di domenica prossima contro l'Olbia. Per battere gli isolani e sfatare il tabù dello stadio Marcello Melani, la formazione di mister Pancaro cercherà di far tesoro degli errori commessi sabato scorso nel secondo tempo, per evitare magari di farsi rimontare un'altra volta. A metà gara al Franchi gli arancioni conducevano per 2-0 grazie alla doppietta di capitan Valiani. La vittoria in via delle Olimpiadi infatti manca ormai da inizio primavera e questo comincia a pesare non poco. Inoltre, anche se siamo nella prima parte della stagione, è bene cominciare a dare un'occhiata alla classifica che al momento vede stazionare la Pistoiese in piena zona play-out, al quintultimo posto, a pari merito col Gozzano e la stessa Olbia. Il lavoro che stiamo facendo secondo me ci porterà comunque sia a raggiungere un obiettivo che per noi potrebbe essere importante, cioè fare un campionato non solo migliore dell'anno scorso, ma insomma far vedere che veramente la Pistoiese è una squadra, come posso dirti, come è stata negli ultimi anni il Pontedera, che ha sempre messo in difficoltà le squadre, una squadra scorbutica, rompiscatole che cerca di fare qualcosa di buono, no? Alla fine non lo diciamo, però la cosa bella sarebbe infilarsi nei playoff, visto che sono così lunghi numericamente, la cosa bella sarebbe quella. Però c'è comunque da badare bene alle spalle, da badarsi bene, da strutturare un campionato che ci possa portare a ambire a quello.